Finisce il Filippo di Tela l'avventura in Serie D del Castelnuovo. Gli altomolisani si impongono per 2-0 e conquistano l'agognata permanenza in categoria. Una stagione iniziata male e finita peggio per la truppa di mister Di Fabio. Una salvezza arrivata nel momento più difficile per i ragazzi di mister Prosperi. Il primo squillo della gara arriva dopo soli 120 secondi su azione insistita. Alagio riceve, prova a concludere, palla alta sopra la traversa, ci riprovano ancora gli altomolisani. Una manciata di minuti dopo da posizione centrale, Guida impatta, ma Alonzi devia la sfera. Il Castelnuovo si fa vedere alla mezz'ora sugli sviluppi di un corner avvolgente, impatto tra Colì e Di Stasio. Sul pallone vagante Emili insacca, tutto fermo però per una irregolarità ravvisata dal direttore di gara. Sempre il numero 10 ci riprova qualche minuto dopo a giro, la sua conclusione fa tremare il Filippo di Tella. I padroni di casa riescono a mettere la freccia del sorpasso al 38esimo. Magia su punizione di Capitan Ruggeri, che toglie le ragnatele dall'incrocio e conquista un vantaggio pesantissimo per i suoi. I gialloblu spingono sulle ali dell'entusiasmo con Guida che orchestra il contropiede. La sfera arriva a Guadalupi che però non pesca il bersaglio grosso. Nella ripresa i neroverdi si riaffacciano nella tre quarti avversaria con il solito Emili. Di Stasio però è super e risponde da campione. Il basto Girardi si ripropone in avanti con Guida. Dopo una bella triangolazione in aria, il numero 10 da ottima posizione cestina il possibile raddoppio. Sulla strada della salvezza per il Castelnuovo si frappone il solito Di Stasio. Il numero 1 locale è strepitoso nel negare il pareggio agli uomini di Fabio. Il tentativo di Foglia viene respinto in corner. Il vasto Girardi al match ball alla mezz'ora. Secondo però cestina alto sopra la traversa da posizione più che ghiotta. Il 2-0 tanto agognato arriva appena qualche minuto dopo. Contrasto energico a centrocampo, Alagia a tu per tu con Alonzi, non può proprio sbagliare. Da lì in poi non succede più nulla. Il vasto Girardi conquista la permanenza in categoria. Per il Castelnuovo, retrocessione amara da mandare giù. Sì, è difficile da trovare, dispiace a tutti quanti, no? Mi dispiace questi ragazzi, ci credevano come noi fino alla fine di poter raggiungere bellissimo traguardo dopo un anno di tribolazioni continue fino all'ultimo, di problemi societari, di infortuni, di restrizione di rosa, di tutto. Però la squadra è riuscita sempre in difficoltà a compattarsi, è arrivata fino a giocarsi questi play-out e anche oggi, diciamo, sfortunati perché un gran tiro e di avversario all'incrocio dei pali e il portiere loro ha fatto due miracoli incredibili. Niente, ci stiamo a leccare le ferite, però sicuramente una stagione partita male è finita nel modo peggiore. L'impianto più grande è niente, che purtroppo ci sono stati dei grossi problemi che abbiamo cercato di nascondere, allenandoci, pensando solo esclusivamente a giocare sul campo, anche se poi ogni tanto venivano fuori. Però quello che ho detto ai ragazzi è che devono uscire a testa alta da questo campionato, perché hanno dato tutto fino a oggi. Dispiace per la società, per Castelnuovo, dispiace per loro, però sono stati commessi troppi errori quest'anno e li abbiamo pagati a caro prezzo. Sì, è una gioia indescrivibile perché abbiamo sofferto, abbiamo dato tutto quello che potevamo dare. È stata una stagione difficilissima, durissima sotto tutti i punti di vista, e quando ti salvi così all'ultima chance che hai a disposizione è la cosa più bella che ci può stare. La gioia è immensa, è indescrivibile veramente. Ma non ci meritavamo di fare play-out, perché 46 punti, 8 partite in 24 giorni, una follia di chi le ha messe, una vera e propria follia. Abbiamo fatto tanti punti giocando bene, la salvezza è strameritata e sono troppo contento per questa gente che mi ha accolto. Sono 2 anni che mi ha accolto veramente come un figlio. E poi voglio ringraziare dal presidente al mio staff, a Giorgio Marinucci Palermo che mi ha preso, a Canci che mi ha supportato un anno intero, che è stato bravissimo, a tutti i miei collaboratori che sono stati fantastici, ai giocatori non ho veramente parole.